Beer Food Attraction 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Acqua Minerale San Benedetto, il primo gruppo italiano dedicato al beverage, e ci troviamo in compagnia di Vincenzo Tundo, il direttore commerciale e marketing dell'azienda. Enzo, dopo ormai 3 anni dall'ultima intervista, è mio dovere darti il benvenuto. Grazie, benvenuti e ben ritrovati anche a voi. Siamo qui con l'idea di ripartire con l'entusiasmo, la voglia, la passione che ci ha sempre caratterizzati. Devo dire che il 2022 è stato un anno molto positivo da questo punto di vista, perché è ritornato il turismo grazie anche alla riapertura, insomma, quindi alla caduta di tutti quei vincoli da una parte, e alla voglia di socialità, di relazione di tutti noi consumatori. Per cui il 2023 lo vediamo con un cauto ottimismo, sappiamo di essere ancora in una situazione di forti turbolenze, soprattutto sul tema della disponibilità delle materie prime e dell'inflazione, che temiamo possa impattare sui consumi. Però credo anche che la voglia di ritornare a riappropriarsi di spazi che avevamo perso in passato possa in qualche modo dare un ulteriore impulso a questo canale, e noi italiani sicuramente sul tema della relazione, della gioia di vivere, del condividere, diciamo, un momento di piacere con le persone più care, con i nostri amici, siamo da esempio in Europa e nel mondo, e quindi credo che questo possa essere un buon punto di partenza e del motivo per cui poi siamo qui a presentare quelle novità, alcune di queste già presentate in passato. E allora parliamo proprio di queste novità. Negli ultimi 3 anni abbiamo, attraverso tutti i nostri strumenti di informazione, dato notizia di quelle che erano appunto i lanci dei prodotti. Abbiamo forse trascurato in video quelle che erano queste novità. È arrivato il momento propizio per riuscire a farlo, riepilogandoli. Sì, noi siamo un'azienda, una total beverage company, quindi capace di esprimere competenze su tutto il comparto delle bevande analcoliche. Siamo un'azienda multicanale e l'Horeca pesa per una buona metà del nostro fatturato complessivo, che ormai sfiora il miliardo. La volontà è quella di spingere ulteriormente sul mondo del fuori casa con dei prodotti dedicati, concepiti sia in termini di formulazione che di packaging, in termini di formato e di design, esplicitamente per questo canale. In particolare sul mondo delle acque, oltre alla nostra ammiraglia che è San Benedetto Prestige, da anni stiamo portando avanti un progetto con Antica Fonte della Salute, che è un'acqua millenaria, una Millennium Water, che ha più di 5.000 anni, quindi segno di assoluto di purezza, legato al mondo della ristorazione gourmet, quindi alla fascia più alta della ristorazione. Tutto il mondo della notte, dove noi con Schweppes ovviamente giochiamo un ruolo di primo piano, e sul quale soprattutto negli ultimi anni stiamo inserendo una logica di differenziazione ulteriore, di segmentazione offerta, la linea Selection, che è una linea di toniche alto di gamma, proprio per meglio abbinarsi alle diverse forme di mixology che si stanno appunto affermando sul mercato. E in questa direzione si inserisce anche Indian Black Tea. Anche questo è un tè di qualità superiore, di provenienza indiana, con la presenza degli zuccheri naturali del tè, in un packaging di assoluto design dedicato al mondo del super orica, quindi al mondo della notte. E qui proprio quest'anno lo proponiamo anche in una versione cocktail, quindi suggerendo delle ricettazioni dove la componente tè è una componente importante, per dare un'ulteriore alternativa, una soluzione a quei consumatori che non abbiano piacere di bere una bevanda alcolica in un momento appunto di festa, di condivisione con degli amici, in una serata di intrattenimento, di piacere. Quindi suggeriamo una nuova modalità di bere il tè in Italia, e devo dire che
gli assaggi che stiamo facendo qui in fiera ci stanno dando un conforto nella direzione giusta che l'azienda ha intrapreso. Ultima, non meno importante proprio di quest'anno, è la novità relativa al mondo dell'energy, sul quale noi stiamo uscendo con due strade sostanzialmente. Una è quella dell'energy classico, quindi in lattina, seguendo un po' il filone dell'energy drink che da anni ormai si è affermato sul mercato. In quanto azienda totale non eravamo presenti in questo segmento, quindi vogliamo dire la nostra anche in questo comparto. L'altra invece è quella legata al mondo dell'energia, ma associata al momento della colazione come alternativa al caffè, quindi una bevanda energetica, un succo energetico, quindi con una percentuale di 30% di succo, senza zuccheri aggiunti, con caffeina e taurina, proprio per offrire una carica al mattino a chi non abbia il piacere di bere un caffè. Quindi le novità, come al solito, sono tante, sarà importante portarle sul mercato prima della stagione e vedere un po' quale sarà la risposta del consumatore. Io insomma ti ho ascoltato con estrema attenzione, rivivendo tutte le notizie che man mano abbiamo dato negli ultimi mesi in merito al lancio dei prodotti, che sono stati in ogni caso specifico un successo. Enzo, nell'ultimo periodo si parla di problemi legati alla siccità che potrebbero dare problemi alle fonti, quindi a tutto ciò che è anche disponibilità di acqua minerale e anche per la produzione di bibite. Qual è la tua opinione in tal senso? Sicuramente l'aspetto climatico, se da una parte favorisce i consumi, dall'altra sta mettendo un po' in crisi la risorsa idrica, di cui devo dire però l'Italia ha un grande patrimonio per una sua conformazione geografica. Sicuramente l'obiettivo e il ruolo di un'azienda come San Benedetto è quello di proteggere quanto abbiamo ricevuto in dono dalla natura e fare in modo che questo arrivi alle generazioni future. Quindi l'azienda, nel suo progetto di sostenibilità ambientale, da anni sta perseguendo una logica di azioni e di pratiche tese alla protezione appunto della risorsa più importante, che è la risorsa idrica. E questo è uno degli elementi della mission di San Benedetto. Una sua declinazione, la sua esecuzione è stato anche l'aver aperto un network, una rete di fonti di 7 unità produttive sul territorio italiano, con due valenze: una, quella di ridurre in primis la CO2 legata al trasporto, quindi avvicinando il prodotto al mercato; due, non meno importante, quello di evitare di andare in ipersfruttamento su un'unica fonte, quindi di equilibrare meglio lo sfruttamento della risorsa idrica, quindi bilanciandolo su più fonti e non più soltanto su una. Questi sono un po' i capisaldi dell'impegno di San Benedetto sulla sostenibilità, e su questo appunto l'azienda è veramente molto coinvolta e sarà uno dei punti cardine dello sviluppo e futuro dell'azienda. Grazie per la collaborazione, è giunto il momento di assaggiare qualcuna delle primizie presentate allo stand di San Benedetto. Enzo, grazie per la collaborazione. Grazie a voi e arrivederci.